14 milioni rubati. Dopo un breve briefing per delineare e preparare al meglio la tattica dell'operazione e decidere il da farsi nei minimi dettagli, il convoglio parte per quella che doveva essere una normale, seppur ad alto rischio, distribuzione di denaro contante. Arrivati alla prima tappa, la più importante e delicata, la polizia si apprestava a prelevare l'intera somma del cavo della Banca Centrale Pacific, per poi successivamente distribuire contanti nelle varie filiali sparse per la città. Giunti alla prima destinazione, nel mentre la polizia iniziava l'operazione di distribuzione, le cose si sono messe male e il tutto si è trasformato in una giornata di guerriglia urbana. Un gruppo pesantemente armato ha attaccato e messo a segno un colpo efferato che ha fruttato l'impressionante somma di 14 milioni di dollari e, dopo un primo violentissimo scontro a fuoco contro l'LSPD, i criminali sono riusciti nell'impresa e hanno sottratto una prima parte dell'ingente somma destinata alle banche cittadine. Nonostante la portata dello scontro, la polizia è riuscita a ripartire per mettere in sicurezza il resto della somma, ma con grande caparbietà il gruppo criminale ha seguito il convoglio fino alla zona nord dell'isola e ha sottratto l'ultima tranche di denaro. Per fortuna non ci sono state vittime, ma solo feriti lievi, con tempi brevi di recupero. Nel corso del tempo vedremo le evoluzioni delle indagini. Chip Mandrake, Weasel News.